me la storia di Veronica è una storia anche molto inquietante. Era come tutto ciò che ha le fattezze della cura, del prendersi cura, fino quasi all'eroismo, no? Perché evidentemente il personaggio di Veronica fa delle scelte determinatissime e contro tutto e tutti, no? E il film non lo dice neanche abbastanza, perché poi se il film accenna al fatto che la famiglia di lei non voleva questa relazione, questo matrimonio, poi i figli, eccetera, non dice per esempio un'altra economia di racconto, non dice che anche la famiglia di lui, di Alberto, non voleva assolutamente questa relazione. Quindi è chiaro che lei è un personaggio estremamente determinato, no? Apparentemente anche eroico nelle scelte che fa, no? Non fosse altro per il fatto che le fa contro tutti e tutto. Al tempo stesso era come se tutto questo si potesse trasformare anche in una specie di ombra, no? In un atto in qualche modo di risarcimento che lei faceva a se stessa, e quindi anche alla sensazione che io avevo che la cura diventasse dominio in un certo senso, un esercizio del potere, no? A volte io avevo la sensazione che Alberto fosse per lei non un'altra persona che era entrata nella sua vita, ma una specie di, non so come dire, di tappo, una cosa che entrava in una lacerazione, in una ferita che lei aveva e senza la quale lei non poteva vivere, no? Quindi questa compromissione tra questi due elementi così, tra queste due polarità, no? Questa compresenza di questi due elementi, che in quel caso è esplosiva, ma anche nelle altre storie secondo me c'è, per me rappresentava appunto quell'enigma che è appunto la natura stessa dell'amore, che io per la verità ho 39 anni, non so esattamente che cosa sia, e che Thomas Mann diceva essere una parola così vasta e così piena di significati da rischiare di non significare nulla. Però ecco, lì si vedeva questa dualità, no? Che effettivamente poi noi ci siamo anche interrogati in montaggio se questo nostro modo, no, di inserire la figura di Nicola, cioè di questo compagno scomparso, non rischiasse di essere troppo deterministica, no? Cioè di chiudere troppo i significati. Però d'altra parte era sempre lei, no, che evocava questa figura, era lei che metteva anche in connessione questa figura con la cura per Alberto, no? E con la necessità di senso, no, che lei intravedeva. Lei, per esempio, non immaginava mai, una cosa alla quale io penso ogni giorno, che la vita possa semplicemente non avere senso, no? Quindi per lei era inconcepibile che la vita non abbia senso, e quindi dovendolo avere, ecco che c'è bisogno di un Alberto per dare un senso alla morte prematura di Nicola, no?